Si è tenuto venerdì 14 ottobre l'appuntamento promosso dall'Associazione Arts Umbria, presieduta dal notaio Filippo Duranti, per migliorare la conoscenza e la cura dell'ictus che ha portato ad Orvieto medici e specialisti da tutta la regione. Stefano Ricci da Città di Castello, Mauro Zampolini da Foligno ed in rappresentanza dell'ospedale di Orvieto hanno partecipato i medici Antonella Annulli e Massimo Bracaccia, testimoniando l'esperienza del reparto di medicina del Santa Maria della Stella, dove è prevista l'imminente attivazione di posti letto dedicati all'ictus. Importante l'intervento della dottoressa Valeria Caso dell'ospedale di Perugia, presidente della più grande società scientifica europea dell'ictus. Io mi chiamo Valeria Caso, lavoro alla Stroke Unit di Perugia e sono il presidente della European Stroke Organization, che è la più grande società europea che si occupa di ictus. Perché sono qui oggi? Come sapete si è inaugurato la telemedicina tra Foligno e Oviedo tramite, diciamo, un sistema computerizzato. Che significa questo? Che il paziente che si ammala a Oviedo può rimanere nel suo ospedale vicino ai suoi parenti e nello stesso tempo può ottenere le cure specialistiche, e questo per il paziente aumenta sia la qualità di vita e porta a una notevole riduzione dei costi anche per il sistema sanitario. Ho fatto questa meravigliosa strada da Perugia a Orvieto, bellissima, però farla in ambulanza sicuramente è un costo di personale e uno stress per il paziente. Parlando nello specifico della telemedicina, come sapete appunto è stato installato questo sistema video tra Oviedo e Foligno, per cui quando c'è un paziente che ha i sintomi acuti di un ictus, che può essere la perdita di forza, un braccio, una gamba, che non riesce a parlare, non sta in piedi, allora a quel punto il medico di Oviedo si può collegare con il medico di Foligno. Il medico di Foligno vede sia la TAC che è stata eseguita, sia il paziente come sintomi, e a quel punto si decide insieme la terapia da fare. Questo che significa? Che si risparmia un'ora di tempo, perché la terapia trombolitica, che agisce sul trombo che si forma all'interno di un vaso cerebrale, è più efficace, più veloce viene effettuata, per cui questo sarà un enorme guadagno per il paziente. Promotore dell'iniziativa Francesco Corea, neurologo dell'ospedale di Foligno. Nel corso dell'incontro è stato condiviso il materiale didattico denominato Rapido per la migliore conoscenza della malattia da parte della cittadinanza.